Siamo alla conferenza stampa, grazie all'assessore, grazie a tutte le persone che sono collegate, referenti dei consorzi del mondo del vino marchigiano e i giornalisti ci seguiranno. Io inizierei dando la parola all'assessore Mirko Carloni, che sicuramente illustrerà il contributo della regione a questa guida. Bisogna chiudere i microfoni. Bene, grazie all'Associazione Italiana Sommelier Marche, all'ASSAM e al settore, alla funzione agricoltura. Questo della pubblicazione, questa 13ª edizione delle Marche nel bicchiere, ci danno l'occasione per fare il punto sull'impegno che la Regione Marche porta avanti e sui numeri che rappresenta nel nostro territorio il vino e l'olio monomateriale del territorio. Questi due argomenti sono due argomenti di cui noi tutti dovremmo andare fieri e avere momenti come questi in cui raccontarli, perché non è un esercizio di vanità, ma è necessario raccontarli. È necessario far sapere che cosa le Marche esprimono ed esserne oltre che orgogliosi, saper difendere questo settore così importante economico, dando un senso all'impiego anche di importanti risorse pubbliche. E quindi, poiché usiamo i soldi dei contribuenti, è necessario fare sapere come li usiamo e quali sono i risultati che questi soldi che noi abbiamo a disposizione per il settore vengano spesi e con quali risultati. Intanto vorrei darvi qualche numero. Abbiamo fatto una fotografia di quello che è il valore del settore vitivinicolo marchigiano e questo rappresenta una importante fetta dell'economia della nostra regione. Rappresenta come ettari dedicati al vigneto circa 17.500 ettari. Abbiamo 4.500 imprese di cui l'80%, 3.500, vinificano direttamente e abbiamo, orgogliosamente lo dobbiamo dire, 5 denominazioni di origine controllata e garantita, 15 denominazioni di origine controllata e una indicazione geografica tipica. Questo sta a significare che le nostre coltivazioni, i nostri vitigni autoctoni sono importanti, sono antichi, hanno una grande tradizione, sono dei riti antichi che noi abbiamo nel nostro territorio e vanno preservati e valorizzati. Abbiamo il Verdicchio, la Passerina, il Pecorino, il Biancame, il Trebbiano, il Montepulciano, il Sangiovese, la Lacrima Nera, la Vernaccia Nera e poi abbiamo due consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Questa è la fotografia di quello che noi siamo come Regione Marche. E quando si dice le Marche nel bicchiere, ecco, con queste poche frasi si rappresenta quello che è la nostra capacità di produzione del vino. Vino che è il vero biglietto da visita mondiale, internazionale, di un territorio, di una narrazione, di una storia collettiva, di una comunità come la nostra. Il settore vitivinicolo ovviamente beneficia di finanziamenti europei dedicati al piano agricolo di sviluppo rurale e in più ha un finanziamento dedicato specifico che è il programma nazionale di sostegno, che è l'argomento di cui volevo parlarvi perché anche per dare un po' un bilancio di quello che rappresenta. Il programma nazionale di sostegno all'OCM vitivinicolo rappresenta per le Marche una media annua di circa 7 milioni e 600 mila euro. Con questi 7 milioni e 600 mila euro abbiamo fatto investimenti per 2 milioni di euro nella promozione, ristrutturazione, riconversione di vitigni per altri 2 milioni e investimenti per 3 milioni e 400 mila euro. Quindi rappresenta senz'altro una importante misura che va consolidata, va perfezionata per dare sempre più risultati ed efficientare il settore. Inoltre si aggiunge a questo il PSR, che è una ulteriore fetta molto importante dell'investimento che noi facciamo, con tre bandi
e complessivamente è un contributo di 8 milioni e 700 mila euro. Quindi stiamo parlando di quasi 16 milioni d'euro, 17 circa, che vengono investiti nel settore vitivinicolo. Ecco, io credo che su questo vada fatta una riflessione, perché questi numeri devono dare un risultato non solo di assistenza o di sussidio, perché qui non stiamo parlando di sussidio, noi abbiamo l'ambizione e così la strategia di portare il nostro settore vitivinicolo ad essere un'eccellenza, a potersi imporre sui mercati senza, diciamo così, nessun complesso di inferiorità. Dobbiamo essere molto chiari su quello che facciamo e lo dobbiamo fare con l'intelligenza di chi sa che quello è un mercato in grande crescita, dove gli spazi sono ampi e dove il vino italiano, dove il vino italiano è davvero una ricerca di un prodotto ed è molto richiesto. Oltre a questo abbiamo fatto degli interventi a sostegno delle imprese per il momento Covid che stiamo vivendo, e lo abbiamo detto in alcuni comunicati stampa, ma in questa occasione ci serve per fare il bilancio, quindi voglio ripeterlo. Sono stati messi in campo 4 bandi per le imprese colpite dall'emergenza economica legata all'epidemia e 2 sono destinate a sostenere il reddito dei produttori mediante l'erogazione di un aiuto per lo stoccaggio dei vini, quindi ovviamente dedicato ad OP e IGP, e con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro e altri 2 bandi finalizzati a smaltire le giacenze di cantina mediante un aiuto alla distillazione. Ovviamente in questo momento, oltre alle imprese direttamente colpite, ci sono quelle indirettamente colpite, come quelle che sono fornitori del settore Horeca, che hanno visto un crollo della loro produzione. Quindi, insieme ad altri interventi che noi stiamo mettendo in campo sul piano agricolo, c'è un forte cofinanziamento della Regione. Su questi bandi che vi ho detto, 900.000 euro li ha messi il Ministero e 2 milioni di euro li ha messi la Regione Marche. Quindi è chiaro che l'impegno che abbiamo fatto con risorse proprie è comunque significativo. Le Marche sono sempre una regione al plurale, quindi abbiamo tante denominazioni che ci distinguono, quasi intervallive, ma nemmeno, anche all'interno della stessa vallata cambia la denominazione di tipo produttivo. Quindi le nostre vendemmie sono qualcosa di caratteristico, di diversificato e di unico. Però ecco, dobbiamo essere più capaci e più bravi di commercializzare il nostro vino, di rendergli maggiore valore e di fare in modo che l'attività agricola sia un'attività sempre più apprezzata, su cui i giovani vogliono applicarsi, efficientando la produzione e migliorando il prodotto. Ecco, il miglioramento di processo, il miglioramento di prodotto creano la competitività. Noi dobbiamo puntare su quello. Nei prossimi bandi staremo attenti a non finanziare investimenti fine a se stessi o investimenti strutturali classici, ma il mio obiettivo è creare efficienza di prodotto e efficienza di processo, in modo che il nostro prodotto sia davvero unico e atteso sui mercati. Solo così noi ci riusciremo a distinguere e riusciremo a creare maggiore valore al prodotto stesso e a chi ci lavora con la fatica nelle vigne. Oltre a questo, e quindi ringrazio appunto ancora una volta l'Associazione Italiana Sommelier per questa ottima edizione che faremo in modo di far avere anche nelle attività, negli alberghi, nei campeggi, sperando che presto si possa tornare ad una accoglienza turistica per far conoscere quello che è la nostra mappa. La mappa della nostra terra sono questi vini che raccontano la nostra storia. Oltre a questo, dicevo, abbiamo un'altra produzione che è quella dell'olio, molto importante, su cui l'Assam opera un'attività di analisi, di ricerca e di ricerca di qualità monovalutale, di analisi sulla produzione, che è davvero molto importante, e vorrei che la raccontasse il direttore dell'Assam, Andrea Bordoni. Grazie assessore. Diciamo che da tempo, assessore, che a fianco del vino, proprio a fianco sta
facendo il suo percorso anche l'olio, no? Un po' quello che ha fatto il vino a suo tempo, quindi qualificazione, farsi conoscere, l'imbottigliamento. E i monovarietali sono proprio questi. Se voi pensate adesso gli alberghi, i ristoranti ormai mettono sulla tavola quasi esclusivamente dell'olio monovarietale, no? Magari varietà che tutti ormai noi conosciamo, Coroncina, la Raggia, l'oliva scolana, no? dove vengono fatte appunto. Che sono i monovarietali? Vuol dire che ovviamente tutto il 100% dell'olio viene da un'unica varietà. L'Assam, come diceva il vicepresidente, ormai sono più di 15 anni che sta facendo corsi di potatura, corsi d'assaggio, corsi analisi per valutare la qualità delle produzioni, perché poi le produzioni devono avere una qualità intrinseca, cioè che va sia dall'aspetto chimico, l'aspetto organolettico, quindi l'aspetto anche proprio sensoriale. Questo per l'olio è una cosa eccezionale. Voi sapete, no? L'olio si mette nel pane e prima si annusa, quindi con l'olfatto, e poi si mangia e si gusta. Diciamo che ormai da tempo questa produzione sta andando sempre meglio. Questa guida riporta, pensate, moltissime delle aziende che producono il monovarietale, ma una cosa importante è che stanno facendo le Marche e l'Assam, che ovviamente il braccio operativo, l'ente strumentale, è quello proprio della rassegna nazionale, cioè le Marche coordinano questa rassegna nazionale, dove ultimamente ci sono state qualcosa come 216 aziende che hanno partecipato per presentare e per fare in modo che venga valutato il proprio olio monovarietale. Quindi speriamo che nel breve periodo la strada che ha fatto il vino, come diceva il vicepresidente, no? Che della commercializzazione, quindi sempre una migliore e qualificata commercializzazione, lo possa attuare anche l'olio. Anche perché, concludo con questo, la qualità dell'olio delle Marche è una delle migliori d'Italia. In Italia ci sono tante, tante veramente eccellenze, ma le Marche hanno questa delicatezza, questi profumi particolari. E perché dico questo? Perché la cosa più importante è legare il prodotto con il territorio. Questo dovrebbe essere l'arma vincente. Quindi se, per dire, il piantone del Falerone va bene in una certa zona dove esprime tutta la sua potenzialità sia come produttività che come sapori, ovviamente deve essere fatto lì. Quindi questa è mettere insieme il paesaggio, il territorio, perché l'olivo fa anche paesaggio, la produttività e la qualità delle nostre produzioni. Ok, grazie Gordoni. Abbiamo in collegamento diversi ospiti, tra gli altri il presidente dell'Associazione Italiana Sommelier d'Arte, Stefano Isidori, al quale concedo la parola per presentare questa 13ª edizione della guida De Marche nel bicchiere. Prego, presidente. Salve. Vicepresidente, un piacere conoscerla, magari speriamo poi più in là di avere la possibilità di stringerci la mano. Io volevo, porto un saluto affettuoso da parte di tutti i nostri associati che vedono in questo piccolo prodotto editoriale che realizziamo ormai da più di 10 anni un veicolo di informazione straordinario. L'obiettivo che era nato come piccolo atlante, piano piano ha sempre preso più piede e sta diventando sempre più uno strumento non solo di informazione per far... per presentare le cantine marchigiane presenti, ma anche per occupando. È un piccolo volume che poi speriamo,
come diceva prima il vicepresidente, possa essere distribuito anche quest'anno nelle edicole, nelle librerie, in modo tale che poi il turista che arriva sul nostro territorio possa avere uno strumento piccolo ma tangibile e reale su quelle che sono le nostre realtà, e poi con questa piccola guida, questo piccolo atlante, andare in giro nei nostri areali da Pesaro fino ad arrivare ad Ascoli Piceno per poter scoprire quelle che sono le nostre realtà, sicuramente di straordinaria eccellenza per quanto riguarda il mondo del vino, ma sempre più affermato il mondo dell'olio. Perciò ringrazio personalmente, ma a nome di tutta l'Ice Marche, il direttore dell'Assam, che è sempre, sono stati sempre disponibili, e ci dà poi anche la disponibilità della dottoressa Alfei, che cura quella parte dedicata all'olio extravergine d'oliva, perché è un'altra bellissima realtà che va ad esaltare le nostre colline, il nostro territorio e le nostre grandi piacevolezze. Ora, detto questo, io vi chiedo scusa se vedete non sono, sto in strada, purtroppo per motivi di lavoro non sono riuscito a rientrare a casa, perciò io vi saluto, e poi ho invitato naturalmente anche Mari Caspuria, che è il nostro referente della guida, perciò tutti i numeri legati alle aziende, al lavoro che è stato fatto all'interno quest'anno, nonostante questo anno pessimo del 2020, ma come ho detto in guida nell'editoriale, noi ICE, noi sommelier lo ricorderemo come un anno straordinario, perché poi i campioni che sono arrivati ad assaggiare i vari panel invece sono stati veramente piacevoli e apprezzati. E perciò io vi saluto, vi chiedo ancora scusa, saluto sia Giorgio Savini che Alberto Mazzoni, che come due consorsi anche loro insieme all'Assam e alla Regione Marche ci sono vicini e ci danno un supporto veramente interessante per poter poi realizzare la stampa di questa guida. Io vi saluto, vi ringrazio tantissimo per la straordinaria disponibilità e rinnovo l'invito a tutti quanti: sabato prossimo alle ore 16 presenteremo al pubblico la guida all'interno del padiglione di tipicità, con questa tipicità straordinaria, un'edizione straordinaria legata al Covid. Perciò vi ringrazio e buona serata, buon lavoro, e grazie a Regione Marche che ci supportate per realizzare questo prodotto. Ok, grazie Presidente. Allora lasciamo la parola a Mario Caspuria, che ci presenterà tecnicamente la guida, su come è stata ideata, cosa contiene e quale opportunità offre ai consumatori più attenti che vogliono consumare vino e olio artigiano. Ciao a tutti, saluto tutti i presenti. Io vi riporto qualche dato su questa edizione 2021. 237 le aziende che hanno accettato il nostro invito a partecipare alle Marche nel bicchiere, e 52 membri della commissione di degustazione hanno assaggiato circa 1000 campioni di vino. Poi 594 sono stati inseriti in guida. C'è questa discrepanza nei numeri, in quanto il lavoro di redazione della guida delle Marche nel bicchiere inizia a maggio con le degustazioni per Vite, che è la nostra guida nazionale. Quindi poi i produttori che presentano, che inseriscono i loro vini nella guida nazionale Vite, sono tenuti poi a individuare quei vini che dovranno essere inseriti nelle Marche nel bicchiere. Le Marche nel bicchiere organizza un po' l'esposizione dei vini in tre sezioni. Abbiamo una sezione dedicata ai vini fermi, poi una sezione dedicata agli spumanti ed infine ai pasticci. Questo da una parte consente ai produttori di presentare più vini della propria gamma di prodotti, e dall'altra parte consente ai consumatori, anche ai nostri soci, di scegliere di individuare il vino in maniera molto più agevole. Sono stati assegnati 82 premi, abbiamo 71 eccellenze, con l'eccellenza che poi viene rappresentata attraverso un simbolo che è quello del picchio, si riconosce, si premia quel vino che in base alla degustazione, per la commissione di degustazione, ha raggiunto dei livelli qualitativi molto elevati. 11 premi, invece, altri 11 premi sono stati assegnati come salvadanaio a quei vini che hanno ottenuto un buon rapporto qualità-prezzo.
Questo rapporto qualità-prezzo viene determinato sulla base di un algoritmo che è stato creato ad hoc. Per quanto riguarda questi 82 premi, credo che due siano gli aspetti più rilevanti da sottolineare. Da una parte possiamo dire che rappresentano molto bene l'enologia marchigiana. Infatti gli OCG e gran parte delle denominazioni marchigiane, molti vini sono stati ottenuti ovviamente impiegando i vitigni autoctoni marchigiani. Dall'altra parte, l'altro aspetto che mi preme sottolineare, che a mio parere è molto interessante, è che tra questi 82 vini troviamo ormai delle aziende che sono storiche, che da sempre, che sono ormai avvezze a ottenere dei riconoscimenti dei premi. Quindi delle aziende che hanno raggiunto dei livelli qualitativi molto elevati e che riescono a mantenere questi livelli nel tempo. Però anche delle aziende emergenti, quindi delle aziende che per la prima volta hanno ottenuto dei riconoscimenti e che quindi mettono in evidenza lo sforzo da parte dell'enologia marchigiana di raggiungere dei livelli di eccellenza. Quindi questo sicuramente ci dà un'idea della qualità dei vini della nostra regione. Un altro aspetto interessante, credo che sia questo, che riguarda lo svolgimento delle degustazioni dei vini che vengono inseriti all'interno della nostra guida. Rappresenta un po' la peculiarità del nostro progetto editoriale. Tutte le commissioni di degustazione vengono svolte rigorosamente alla cieca. Tavoli vengono portate delle bottiglie che hanno l'etichetta coperta, viene indicata soltanto la denominazione e l'anno della vendemmia, che sono ovviamente rilevanti ai fini della definizione del profilo sensoriale dei vini. Peculiarità di quest'anno sicuramente è stato il fatto che non siamo riusciti ad incontrarci tutti i membri della commissione, tutti i 50 membri della commissione nello stesso momento e nello stesso posto. Quindi grazie allo sforzo molto importante della segreteria regionale, i vini hanno raggiunto i redattori che hanno creato delle commissioni di degustazioni a casa proprio oppure all'interno dei locali che si erano resi disponibili. Questo ovviamente ci ha permesso di rispettare le limitazioni che sono state imposte appunto per il contenimento della pandemia. Vi ringrazio. Ok, grazie. Abbiamo collegato anche i rappresentanti di due consorsi di vino marchigiano, quindi il consorzio Tutela Vini del Piceno e l'Istituto Marchigiano Tutela Vini. Giorgio Salini e Alberto Mazzoni rispettivamente. Non so, io lascio la parola a voi, chi vuole intervenire per primo. Comincia lei, Salini. Buonasera a tutti, buon pomeriggio. È un piacere vederla, Assessore. Complimenti per la sua lezione, alla sua vicepresidenza. Un saluto al dottor Bordoni, di nuovo, anche per questo nuovo incarico. E io sono il presidente del consorzio delle Vini Piceni. Quindi rappresentiamo un po' quello che ha detto l'assessore, l'operatività in campo. Le nostre aziende sono quelle che poi tutti i giorni, di fatto, i nostri viticoltori sono quelli che vanno in vigna e che vivono la terra tutti i giorni. Vivono la vigna e poi di conseguenza il vino. Un grazie naturalmente all'AISA che ci è sempre vicino e come gli dico ogni volta, questa volta dico a Marica, prima lo diceva Stefano, sono loro che ci danno l'opportunità di farci conoscere ancora di più, oltre a quello che già facciamo noi. Quindi per loro sempre un grazie e credo che lo dimostriamo ogni volta standovi vicino. Quindi questo che sicuramente è un dato di fatto. Mi collego brevemente a quello che diceva inizialmente l'assessore, sono contento, io non volendo, non sapendo, poi il discorso che oggi avrebbe fatto l'assessore, nella guida, nella mia brevissima presentazione di quella paginetta, parlo comunque di alcuni numeri, perché i numeri sono importanti. Sapere quello che spendiamo, sapere dove andiamo è fondamentale. Il consorzio fa questo, il consorzio monitora proprio queste azioni, dove andiamo, cosa facciamo, quando lo facciamo e la risposta, il riscontro ce l'abbiamo con le aziende. Le aziende continuano ad investire. Proprio di questi giorni, perché l'abbiamo chiusa praticamente ieri, abbiamo noi reinvestito altri 840.000 euro nell'OCM
paesi terzi, quindi oltre quello che è il PSR nazionale ed europeo. Per un consorzio come il nostro, e comunque sono grandi numeri, sono numeri importanti. Questi numeri, 840.000 euro, attivano circa 500.000 euro di contributo, ma gli altri 300.000 euro ce li mettono i viticoltori in prima persona, i produttori vinicoli ce li mettono, e sono numeri, ripeto, importanti. Evidentemente le aziende ci credono, lo fanno anche in un anno come questo. Noi inteso il CDA, il direttore, temevamo di avere una risposta molto molto più bassa, perché sono anni, è un momento difficile, sono mesi difficili, e investire una cifra così importante con un consorzio piccolo come il nostro è comunque una grande soddisfazione. Il viticoltore, il produttore, il viticoltore, il vignaiolo, il produttore di vino è comunque una persona tenace, testarda, ci crede fino alla fine. Sicuramente tutti insieme, noi viticoltori e la regione, sicuramente supereremo anche questo anno. Io mi auguro di conoscerla presto, assessore, quando prima, di incontrarci. Lei ci potrà chiedere tutto quello che vuole, naturalmente, e saremo ben lieti di camminare vicino per i prossimi 5 anni, assolutamente. Per questo ringrazio, e ringrazio anche l'AIS per questa grande opportunità. A voi, grazie. L'intervento adesso di Alberto Mazzoni, direttore istituto Marcheggiato Terravini, una riflessione sulla guida e anche il punto un po' sulla situazione enologica marcheggiana. Bene, buon pomeriggio a tutti. Mi sentite? Un cenno, perché non vedo pochissimo, vedo solo l'assessore, mi sentite? Sì, ok. Ok, grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti, un piacere partecipare a questo incontro. Vi porto i saluti dei nostri 652 viticoltori che sul territorio rappresentano praticamente le 16 denominazioni d'origine. Assessore, è un piacere vederti su quel tavolo. Ci siamo sempre scambiati i messaggi, ma non ci siamo mai visti. Per noi siamo felici di collaborare su questa partita viticola, dove i consorsi hanno un ruolo determinante e decisivo sul sistema vitivinicolo regionale, perché i consorsi non lavorano soltanto sulla promozione del vino, ma lavorano sui due binari più importanti della promozione, che sono lo sviluppo e il ricambio degli impianti di vigneto e il discorso della tecnologia in cantina, che fa capo sempre tutti quanti all'OCM vino. Perciò i tre binari più importanti sono questi, che devono camminare di pari passo, perché è inutile promuovere se poi le vigne non ci sono più, inutile promuovere se le cantine praticamente non sono tecnologicamente avanzate, perché è il mix della cantina e della vigna che riesce a qualificare un prodotto, legarlo al territorio e dare un ricordo a quanti lo possono consumare nelle Marche, in Italia e nel mondo. Su questo discorso noi siamo disponibili a incontrarci quando lei lo ritiene opportuno, anche perché è bene fare per questo prossimo quinquennio una programmazione forte, decisa e mirata a beneficio delle oltre 14.000 aziende viticole che oggi abbiamo nelle Marche. Tutto questo deve servire per avere una strategia unica di collaborazione, perché la collaborazione e gli scontri servono per crescere. Quando c'è il fatto di essere ignorati è la peggiore cosa che ci possa stare. Perciò scontriamoci, se ci dobbiamo scontrare condividiamo un percorso, ma insieme per raggiungere un unico obiettivo. Queste sono le marche del vino che in questi anni sono state una delle poche regioni italiane che danno un contributo altissimo a valorizzare la qualità e a valorizzare praticamente il nostro prodotto. Per quanto riguarda la guida, non faccio che collegarmi a quello che diceva l'amico Giorgio. Per me il discorso dell'AIS è l'almanacco delle Marche, perché i numeri che ha dato Monica sono fondamentali per capire quanto è diffusa nella nostra regione praticamente la vitivinicoltura e le aziende che fanno il vino. Questa guida, secondo me, non ce la dobbiamo scambiare tra di noi, perché bene o male ci conosciamo, non sempre. Io l'ho vista ieri, se non sbaglio, ieri l'ho vista in occasione di questo incontro di oggi. Sono aziende che non ho sentito nemmeno nominare, ben vengono tutte, perché la pluralità aiuta a crescere il sistema, ma noi questo discorso lo dobbiamo agganciare e distribuire a quelle persone che arriveranno nelle Marche, perché possono sbizzarrirsi e cercare quello che vogliono. Perciò la divulgazione di questa guida deve essere capillare verso tutte quelle
località o strumenti che possono comunque tenere informato, speriamo presto, l'arrivo di nuovi turisti nelle Marche o quello che ci possa essere di comunicazione sul sistema. Chiedevo l'anno scorso, lo ribadisco quest'anno, che questa guida noi dovremmo averla online e agganciarla ai consorsi, perché se ce l'ha online uno va a visitarla e la vede, dando discorso è molto più facile poterla utilizzare in questo modo che nella guida cartacea. Se ci riusciamo sarebbe lieto di poterlo pubblicare sul nostro sito, sarebbe lieto di pubblicarlo, perché comunque aiuta chiunque va a visitare a sfogliarla e a capire quello che le Marche producono. Per quanto riguarda il discorso vitivinicolo che tu mi hai chiesto, caro amico, ti ribadisco il concetto che sul vino Giorgio ha fatto già un panorama ben fatto. Abbiamo in mano tutta la situazione, ripeto, dalla produzione alla commercializzazione. Abbiamo fatto tutti quanti i bandi che la Regione ha messo a disposizione, da qui fino al 2026 abbiamo a disposizione finanziamenti. Perciò stiamo onorando sistematicamente tutto ciò che la Regione ci mette a disposizione per valorizzare e far crescere il prezzo medio delle uve dei nostri viticoltori, che è la cosa più importante per far sì che la vitivinicoltura riesca a tenere sempre più belle le nostre colline, perché l'agricoltore è il custode del territorio. Vi ringrazio. Grazie Mazzoli, grazie Alberto per l'intervento. Allora, ci sono i giornalisti in presenza e i giornalisti collegati. Io, anche se la conferenza stampa è stata così esaustiva dal mio punto di vista, chiedo comunque ai colleghi se hanno qualche domanda particolare da rivolgere ai nostri relatori. Io sono chiarito sulle risorse, milioni del CSR, 7,6 milioni invece vengono dal piano. Luca Fabica, che viene informazioni all'assessore sui PNS, sarebbe il programma nazionale di sostegno all'OCM vitivinicolo. Ah. È un programma previsto da un regolamento europeo a completamento, diciamo, e a sostegno della produzione vitivinicola, in modo particolare per favorire le DOP e IGP. Scusate il Presidente. Sì. Ok. Oh. Altri colleghi che hanno qualche domanda in particolare da formulare ai nostri relatori? Non so se posso chiedere. No, avevamo detto che oggi è la portata di prego, Andrea Bordoni vuole specificare. Sì, no, volevo dire ai giornalisti una cosa molto importante, che forse è una sottolineatura, cioè che nelle Marche ci sono 23 biodiversità per l'olio, praticamente 23 varietà che rappresentano la biodiversità dell'olio, e adesso con il monovarietale vengono ad essere valorizzate. Ho risposto Luca, scusami, sono un po'. Va bene, io non vedo altre domande nella chat, per cui ringrazio tutti gli interlocutori, buona lettura a tutti e arrivederci alla prossima edizione. Beh, oltre alla lettura aspettiamo anche della degustazione, perché va bene il Covid, ma c'è Luca Fabri che è noto alcolista. Allora, buona lettura e buona degustazione a tutti. Salve, buonasera.